Sono molto contenta che sono venuta, mi sono piaciuti i miei alunni, sono bravissimi. Molto interessante, bellissimo spettacolo, giovani bravissimi, veramente in gamba. Ragazzi sono bravissimi, si sono espressi meravigliosamente bene. Bene, bello, è stato bello. Impegnativo, un discorso impegnativo, però bello. Chiara, dovresti mangiare qualcosa. Non muore nessuno se non mangi. No, non muore nessuno se non mangi, ma dovresti sforzarti. Ho vomitato tutto il giorno ieri, non ho voglia di mangiare. Oh, sempre così. Quando qualcosa non va, mia figlia non mangia più. Non è qualcosa che non va. Fabio, sei suicidato. E Thomas viene allontanato dalla scuola per chissà quale motivo. Io sono... sei incinta. Giovani in scena mette in archivio la sua quarta edizione. Un progetto ormai noto oltre i confini provinciali, nato dalla collaborazione tra il Teatro Stabile di Bolzano e il Servizio Giovani della Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano. È bene precisarlo, Giovani in scena non è un corso di formazione professionale. Qui non si impara il mestiere dell'attore, il fine è ben diverso. Noi vogliamo creare appassionati, gente che ama il teatro, e che impara attraverso questo corso ad amarlo ancora di più, e sono convinto che chi frequenta questo corso rimane poi colpito per tutta la vita come amore per il teatro. I veri protagonisti sono quindi loro, i ragazzi. Ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo del teatro, non certo per salire subito su un palco, ma soprattutto per imparare ad essere spettatori, ad essere un pubblico preparato e consapevole di cosa significhi fare teatro. La crescita durante il percorso nell'ambito di Giovani in scena è chiara nelle loro parole, nelle loro emozioni. Si impara ad esprimersi, ad usare la voce comunque anche non solamente normalmente parlando ma anche alzandola o cose del genere e a muoversi. Ci si mette in gioco, si tira fuori anche magari lo stress della giornata e tutto il resto, quindi sicuramente torno a casa un po' più rilassato e anche appagato, molto divertito. Insomma, è molto bello, le lezioni sono belle. Giovani in scena pone l'attenzione sulla formazione del pubblico, concentra le energie su quei giovani, quei ragazzi che si candidano a diventare il pubblico di domani, un pubblico più competente e dotato di spirito critico. In qualche caso c'è anche chi riesce ad intraprendere una strada che fino a ieri poteva essere solo un sogno. Quest'anno siamo felici perché due dei ragazzi che hanno frequentato il corso, un ragazzo e una ragazza, negli anni scorsi hanno appena superato gli esami di ammissione all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, che è una delle 3-4 più importanti che ci sono in Italia. Sono in Accademia da un mese, è un'esperienza bellissima. Giovani in scena ha dato la possibilità a me, che ero un ragazzo comunque che lavorava, di portare avanti il sogno del teatro. Dare la possibilità di incontrare personalmente i grandi interpreti del teatro contemporaneo è uno dei fiori all'occhiello del progetto Giovani in scena. Alessandro Gassman ha centrato l'obiettivo. Senza salire in cattedra, è riuscito comunque a calamitare l'attenzione dei ragazzi rispondendo semplicemente alle loro domande. Ragazzi che hanno avuto la possibilità di assistere allo spettacolo di Gassman andato in scena proprio al Teatro Comunale di Bolzano. Vedere cosa accade sul palco e poi avere la possibilità di parlare e confrontarsi direttamente con chi su quel palco recitava aiuta certamente a comprendere meglio cosa sia fare teatro. È la prima volta che sento di un corso di questo tipo, credo che sia molto interessante, sono molto curioso di sentire cosa mi chiederanno. Credo che possano avere occasione di scoprire che il teatro non è soltanto cultura, che va benissimo, ma è anche un luogo dove si possono scuotere le coscienze. Assistere alle prove di uno spettacolo è uno dei 3 moduli che caratterizzano Giovani in scena. I professionisti del teatro, registi, attori, drammaturghi, scenografi, accompagnano i ragazzi a conoscere i segreti dei vari spettacoli allestiti sui palcoscenici del Teatro Comunale. Tra loro Fausto Paravidino, ospite a Bolzano con la prima assoluta del suo exit. Da parte loro, da parte di chi osserva, penso che le prove siano, dipende dalle prove, dipende da che cosa, però penso che siano un modo interessante per capire qual è il meccanismo del teatro. Le persone che conosco, che si occupano di teatro, spesso preferiscono vedere le prove che gli spettacoli. Quarta edizione di Giovani in scena a Bolzano
e terzo appuntamento con il Laboratorio Teatrale di Bressanone. Dopo il successo degli anni precedenti è stata confermata come prova finale la formula della lezione aperta. Il pubblico ha potuto assistere ai momenti più significativi del percorso affrontato da questi ragazzi con la passione del teatro. Non è assolutamente una fotocopia, è un progetto pensato ad hoc per la realtà di Bressanone. Non c'è un saggio finale, ma c'è una prova aperta comunque al pubblico per sperimentare le emozioni che si hanno stando con il pubblico, ed è un progetto che appunto viene veramente dedicato agli studenti universitari. E per quello viene fatto qui a Bressanone e non a Bolzano, per quello è un calendario diverso dove si comunque offre la possibilità di fruire la stagione teatrale di Bressanone e di fare delle esperienze legate al percorso che i ragazzi stanno facendo anche con l'università e con altre realtà di Bressanone. Io non avevo mai fatto teatro, quindi per me è partito da zero e quindi a me è stato utile, insomma, credo di aver fatto dei passi avanti. Secondo me di difficile non c'era niente, c'era solo di divertente. Mostrarsi, farsi vedere un po' la propria personalità, esprimersi, gran bello. È stato un buon corso. Sì, mi è piaciuto. E poi naturalmente un buon corso è anche fatto dai buoni compagni, cioè la buona compagnia e quindi il divertirsi assieme, e quello c'è stato. Quindi. È un bellissimo gruppo, anche l'anno scorso, è sostanzialmente diverso, quest'anno forse hanno più voglia di sperimentarsi come attori, però partendo sempre da un bisogno che nasce in ognuno di noi di sperimentarsi, non dall'idea di fare poi l'attore da grande, insomma. Torniamo al progetto principale. La data del saggio finale di Giovani in Scena si avvicina. Siamo andati a curiosare durante uno dei numerosi incontri guidati da Flora Sarrubbo che, da ottobre a maggio, hanno portato i ragazzi a prendere coscienza delle proprie capacità, ad imparare le basi di uno dei linguaggi artistici più belli che esistano, ad affrontare le difficoltà con il giusto spirito, a sapere come muoversi sul palco. Il sentimento quando mi espongo è... sì, un po' di agitazione, imbarazzo all'inizio, però poi penso sono ragazzi come me, quindi non è che mi giudicano. Mi sento più libera, più sciolta, non so, forse perché dico le battute, mi sciolgo, sì. In alcuni personaggi ci ritrovi e questo ti fa molto maturare, insomma, è molto buona come esperienza. Una delle funzioni di questa esperienza è proprio quella di sviluppare la capacità di comunicare nei ragazzi al di là del teatro. È un'esperienza veramente straordinaria. Ed eccoci, da qui abbiamo iniziato a raccontarvi Giovani in Scena e qui finiamo il nostro viaggio alla scoperta di un progetto che ogni anno conosce un successo sempre più grande. Dammi una schiaffa. Ma sei fuori di testa, smettila! Smettila! Non ho niente di strano, dai, dammi uno schiaffo! Smettila! Dammi uno schiaffo! Dai, dammi uno schiaffo! No! Dai, dammi uno schiaffo! No. Dammi uno schiaffo! Dai, ti ho solo chiesto... Dammi un altro! Avanti, dammi un altro! Più forte! Dammi un altro! Dammi un altro! Il sostegno della pubblica amministrazione è di fondamentale importanza per ottenere risultati come questo. Giovani in Scena è un bellissimo progetto che mira ad appassionare i giovani alla cultura e al teatro, nella consapevolezza che la formazione del pubblico, e quindi pubblico appassionato, porterà a riempire i nostri teatri, a creare socializzazione e creare una cittadinanza più attiva e consapevole attraverso la cultura. I ragazzi hanno fatto un percorso di 6 mesi, hanno imparato le tecniche del teatro, hanno conosciuto gli autori e si esibiscono in un testo anche difficile e impegnativo, per cui bisogna fare tanti complimenti a loro. La loro gioia, il loro entusiasmo, le loro emozioni sono il migliore riconoscimento per un progetto che, ricordiamo, porta la firma del Teatro Stabile di Bolzano. È andata bene, direi, il pubblico ha applaudito molto e come esperienza, guarda, abbiamo fatto tante di quelle cose quest'anno che sinceramente non saprei da dove iniziare. È sempre un'esperienza molto forte, anche perché le prove in teatro sono emozionanti, però non ci si immagina neanche l'emozione prima di entrare in scena. Poi una volta che si arriva in scena e si prende contatto col pubblico è sempre una cosa bellissima. Io credo che il teatro ti dia un'emozione che altro non, cioè nient'altro ti può dare.
Ne vale la pena e lungo il percorso è bello vederli crescere, come lo dico ogni anno, prima di tutto come persone, proprio come, poi quest'anno ancora di più perché lo scontro adolescenti mondo adulto è proprio il loro, per cui sono cresciuti anche nel cercare di capire dall'altra parte come si sta, insomma, come si pensa, per cui sì, ne vale la pena.